Allora non c'è altro da fare che aspettare qui. Ma sei pazzo, bisogna mettersi al riparo. Peccato che non abbiamo un pezzo di corda. Vieni, comincia a fare freddo. Ricordami di portare una corda. Domani. Una camera spoglia, ma pulita. Le pareti sono rivestite con una carta da parati a strisce verdi e gialle. E le finestre non lasciano entrare alcuna luce. Su un lato della stanza c'è un divano marrone e un tavolino con sopra un telefono a forma di bocca e un rompicapo di metallo. Un uomo, con un pigiama a righe verdi e gialle, il volto scarno e il naso bizzarramente pronunciato, siede sul divano. Ha un'espressione stanca e fissa il telefono a forma di bocca, in attesa di ricevere una chiamata. I giorni passano. L'uomo è fiducioso, ma quella risposta che tanto attende tarda ad arrivare. Cammina nervosamente. Cerca di risolvere il rompicapo, ma non ci riesce. Quella chiamata potrebbe cambiare completamente la sua vita, eppure non arriva. È così, appeso a una speranza che spesso non fa altro che prolungare il tormento degli uomini. Un male che lo divora, giorno dopo giorno, esacerbando nelle ossessioni, in un loop infinito. Una decisione che potrebbe risultare Fatale. Sam, questo scritto del potenziale. Potremmo farci un cortometraggio e inviarlo a tutti i festival. Potremmo Mi sembra un'ottima idea. realizzare anche un crowdfunding per raccogliere dei soldi per poterlo girare. In effetti lo stiamo già facendo. Voilà, detto, fatto.